Allora, ragazze, finalmente qua si è acceso quasi tutto. Oggi parleremo ancora di pressione idrostatica e in particolare della legge di Stevin. Quindi, Stevino. Allora, vabbè, tutti noi sappiamo che quando facciamo un tuffo, andiamo anche 1 o 2 metri sott'acqua, ci sentiamo premere nelle orecchie, no? E sappiamo che quello è dovuto alla pressione. Più andiamo in profondità, più avvertiamo questa pressione sui timpani, sulla membrana timpanica. La avvertiamo lì e non su altre parti del corpo. Perché? Proprio perché il timpano è una membrana ed è molto sensibile. Quindi è, come dire, un sensore. Quindi, un'altra cosa dobbiamo. Quindi, intanto sappiamo così che la pressione aumenta con la profondità. Forse in fisica l'avete anche già fatto, però vi diamo un'altra occhiata. E volevo anche dire un'altra cosa, che tutti i materiali hanno una proprietà che si chiama isotropia. Allora, l'isotropia si ha in un materiale quando, se noi misuriamo una grandezza, allora, per rimanere nel nostro campo, se noi siamo sott'acqua, per esempio, no? Cioè abbiamo un recipiente. E in questo punto misuriamo la pressione idrostatica, no? Una grandezza sarebbe la pressione che non si può. La grandezza è la pressione, cioè è un esempio. La grandezza che noi stiamo misurando adesso è la pressione. Allora, osserveremo che se noi mettiamo il sensore, che so, se questo è il sensore, no? In questa direzione. Ci darà un valore della pressione. Quindi il sensore sta guardando, diciamo, in obliquo verso l'alto. Ora proviamo a mettere il sensore in quest'altra posizione, magari sempre alla stessa profondità, e proviamo in questo punto. Sta cambiando il punto, ma non cambia la profondità, è solo per non pasticciare, per non fare due sensori pasticciati sullo stesso punto. Quindi, stessa altezza, stessa profondità, quindi diciamo le cose non cambiano. Mettiamo il sensore in questa direzione. E misuriamo la pressione lungo quest'altra direzione, no? Ok. Noi osserveremo che se questo è il punto, o meglio, se questa è la direzione 1 e questa è la direzione 2, il nostro sensore ci darà la stessa pressione, cioè vedremo che P con 1, aspetta perché non si muove più il cursore, ecco, la pressione misurata lungo la direzione 1 è uguale alla pressione
misurata lungo la direzione 2. E se noi provassimo a fare la direzione 3, cioè noi vedremo che in qualsiasi direzione, la pressione è uguale. Quindi, cosa possiamo dire? Che questa grandezza, sì, questa grandezza, per esempio, nel nostro caso la pressione, non varia al variare della direzione. Cioè, se noi abbiamo un materiale, in questo caso un materiale liquido, l'acqua. E questo materiale in quel punto ha un certo valore della pressione. Allora, nello stesso punto, noi giriamo il misuratore, il sensore di pressione, e osserviamo che in qualsiasi direzione noi la misuriamo, la pressione è uguale. Va bene? Allora, questo cosa vuol dire? Che un liquido. E cioè, come si dice, che l'acqua è isotropa nei confronti della pressione. Quindi sarebbe, cioè nel senso che si comporta sempre Esatto. Non tutti i materiali sono isotropi, questo dipende anche dalla proprietà che noi misuriamo. Ma ecco, abbiamo detto. rispetto all'acqua isotropa rispetto alla pressione. L'acqua è isotropa rispetto alla pressione. Però, attenzione, questa frase, diciamo, è di primo approccio, va bene? Adesso, invece che allora, vediamo. Adesso, invece che in un recipiente, in una vasca, misuriamo la pressione con lo stesso misuratore, diciamo, in un fiume, anzi, diciamo, in un torrente con una bella corrente veloce. Allora, tenete presente che il sensore di pressione, avverte, si accorge della pressione che grava sulla parte sensibile, che sarebbe all'incirca, in maniera molto grossolana, qui c'è la parte sensibile, che di solito è una membrana, quindi una membrana che viene premuta dalla pressione, appunto, è soggetta a questo sforzo. Allora, lo stesso sensore adesso lo inseriamo in un torrente, anzi in un torrente anche piuttosto ripido. Allora, vediamo un po'. Se io il sensore lo punto, verso monte, no? Lo punto verso monte e questa è la sua, diciamo, parte sensibile, la membrana. Diciamo a parità di quota lo punto
in quest'altra direzione. Qui, diciamo, ricordiamoci che ho una velocità piuttosto importante, chiaramente, verso con questa direzione verso. Allora, secondo voi, Pressione maggiore è quella buttata verso noi. è la pressione, giusto, come dice Scirocco, la pressione maggiore per quello puntato Perché ce verso l'ha proprio di fronte. noi. Beh, appunto, d'altronde noi questo lo vediamo anche in una forte giornata di vento, se noi in qualche modo, cioè in maniera così non quantificabile, però se noi ci mettiamo di faccia al vento, avvertiamo sulla faccia questa pressione del vento. Se noi ci mettiamo di lato, o meglio ancora di spalle al vento, in faccia, parlo della faccia, la pressione, diciamo, si annulla, non la sentiamo più. La stessa cosa avviene nell'acqua. Quindi, in questo caso, possiamo dire che l'acqua è isotropa rispetto alla pressione? Eh no, perché se noi misuriamo la pressione in direzione parallela al nuoto, abbiamo un valore maggiore. Se la misuriamo, in direzione perpendicolare, al nuoto, abbiamo un valore minore. Anzi, teoricamente, vabbè, non è così, però magari in prima approssimazione possiamo dire che l'effetto della velocità, della spinta dinamica dell'acqua qui sul sensore non si avverte proprio. Poi in realtà a causa della turbolenza si avverte comunque, però diciamo che in Secondo prima... però, Come? un secondo Su questo... questa pressione dinamica apparentemente diciamo che si potrebbe non sentire proprio. Poi in realtà, siccome si creano delle turbolenze, diciamo, sul sensore si può avere un valore, diciamo, alterato. quindi avremo valori vicini tra di loro. In che caso? No, avremo valori, lasciamo stare l'effetto turbolenza, eccetera, diciamo che non esiste. E ne avremo uno più alto, magari, cioè con una certa differenza che dipende dalla velocità, e uno più basso, un valore di pressione più basso in questo settore, in questo sensore qui. Che, attenzione, io l'ho fatto in punti diversi, solo per non pasticciare, perché se l'avessi messo qui il sensore nello stesso punto, il disegno sarebbe venuto pasticciato. Però quello che conta è la profondità, dato che la profondità è la stessa, è come se fossero nello stesso punto. E Quindi quindi, l'acqua non è più isolata. allora l'acqua quindi non è isotropa rispetto alla pressione. Ok, in realtà è che questa prima enunciazione la dobbiamo correggere aggiungendo l'acqua inquiete è isotropa rispetto alla pressione. Oppure, e a questo punto possiamo togliere il punto interrogativo. Sì, l'acqua inquiete è isotropa rispetto alla pressione, sempre e comunque, togliamo il punto interrogativo. Oppure, equivalentemente, avremmo potuto scrivere che l'acqua è isotropa rispetto alla pressione idrostatica.
Ma se ad esempio il rilevatore, nel secondo caso, lo avessimo avuto nel rilevatore 1, non a sinistra ma a destra, la pressione come sarebbe variata nel No, rilevatore? non sarebbe cambiato niente. Tieni presente che io per fare il disegno, diciamo, ecco, io non ho voluto fare un disegno pasticciato perché mi conosco, però io avrei dovuto, forse in effetti avrei fatto meglio, a disegnare il primo sensore così. Questa la membrana e il secondo sensore, fate conto nel punto medio qui, quindi ecco, forse così in effetti, tutto sommato, non è troppo pasticciato. Ecco, così non si creano equivoci. Va bene? Quindi abbiamo questa è la direzione 1, questa è la direzione 2. Vabbè, io le ho fatte una parallela al moto, l'altra perpendicolare, ma avrei potuto farne di più, farle in qualsiasi direzione, no? Il discorso sarebbe stato uguale. Quindi, più il sensore e si avvicina, diciamo, più guarda controcorrente, maggiore è la pressione. Però attenzione, diciamo, qui siamo in un liquido in moto, no? Perché c'è, abbiamo fatto anche una pendenza importante, questa è la velocità. Però, quale pressione agisce su quel sensore? Agiscono due tipi di pressione. Una dovuta alla profondità, cioè la pressione idrostatica. Idrostatica, cioè che agisce nei liquidi in quiete, statici. Ma non è che non agisce nei liquidi in moto, rimane Agisce, ma non sempre. provoca un movimento. Non provoca un movimento e non è più che altro, no, non è che non provoca, non è dovuta al moto. Cioè è una pressione che se quell'acqua magari si fermasse, che so, se mettessimo uno sbarramento qui, vabbè, l'acqua si accumulerebbe, però diciamo, se mettiamo uno sbarramento qui e per dire non sopraggiunge più acqua, l'acqua diventa inquiete. Vabbè, poi qui c'è anche il pelo inclinato, però che chiaramente non rimarrebbe così. Però per dire la pressione idrostatica ci sarebbe comunque anche col liquido fermo. Ecco, se per esempio se ci fosse non noi con una barriera, ma Mosè a fermare l'acqua, e quindi proprio così come sta, tale e quale, la pressione idrostatica rimarrebbe sempre uguale. Quella che sparirebbe sarebbe la pressione idrodinamica. Quindi, in un qualsiasi punto di un liquido, in moto, abbiamo la pressione totale è data, pressione totale è data dalla pressione idrostatica più pressione idrodinamica.
ogni tanto si perdono il mouse e la penna. La pressione di questo non è dovuta al moto, ma alla direzione. No, è dovuta al moto. E dipende dalla direzione lungo la quale viene misurata. Mentre con l'elettrostatica non è dovuta al moto. Un attimo che sto facendo una cosa difficilissima. Scusa, stavi dicendo? L'acqua? Quella idrostatica non è dovuta al moto. Quella idrostatica non è dovuta al moto, è dovuta semplicemente al fatto, è dovuta alla profondità. E ora quantificheremo questo. Quindi isotropia e anisotropia. Queste sono cose caratteristiche di, diciamo, di forse di tutte le grandezze, cioè per esempio in un materiale, che so, in un cristallo può essere magari anisotropo rispetto alla rifrazione della luce, perché magari quel cristallo è costituito, diciamo, ha una struttura lamellare, no? Allora la luce, diciamo, se la luce arriva perpendicolarmente avrà un certo comportamento, se la luce arriva obliqua misureremo queste qualità, queste grandezze ottiche, avremo valori diversi a seconda della direzione in cui mettiamo questo sensore, che questa volta sarà ottico. Quindi questo è il significato delle parole isotropia e anisotropia. L'esempio che interessa a noi è quello dell'acqua o più in generale dei fluidi, perché la stessa cosa vale per gli aeriformi. Comunque, detto questo, possiamo, credo, passare alla legge di Stevin. Allora, l'idraulica, la scienza dell'idraulica ha, diciamo, due, tre, forse quattro pilastri fondamentali. Però
anche, come dire, il pilastro dei pilastri, che è la legge di Stevin. Di conseguenza, cioè, la dobbiamo conoscere. Allora, questa frase vuol dire, tradotta in termini più applicativi, vuol dire non si può superare l'esame senza conoscere la legge di Stevin. Vabbè, che poi. E non dico nemmeno la dimostrazione, ma l'enunciato si deve conoscere. Allora dimostrazione non faccio. Se non vuoi un voto alto, va bene anche senza dimostrazione. Allora, dicevamo prima che se noi andiamo sott'acqua avvertiamo questo aumento di pressione man mano che scendiamo, anche di poco, no? Di un paio di metri massimo. Allora, disegniamo un, che vi devo dire, un recipiente. Diciamo un recipiente riempito d'acqua e vediamo un po', va, facciamogli anche un sistema d'assida. No, ho sbagliato, scusate. Allora, sull'asse verticale, quindi come vedete, questo sistema d'assi ha l'origine in superficie e ha appunto due assi, di cui questo verticale lo chiamiamo H, che sta per profondità o altezza, diciamo altezza è un po' ambiguo perché non si capisce se è da sopra o da sotto, quindi diciamo profondità invece. E qui mettiamo la pressione. Sì, ovviamente, di solito quando si dice, vabbè, diciamo pressione generica, in questo caso sappiamo che è pressione idrostatica, perché come vediamo dal recipiente, l'acqua deve essere ferma lì dentro. E su questo asse chiamiamo, questo qui lo chiamiamo H con T, cioè profondità totale. Allora, proviamo a, diciamo, vogliamo arrivare per il momento a stabilire qual è la pressione sul fondo. Quindi, la pressione noi sappiamo che è data da forza su area. Quindi
In questo caso la forza qual è? Il peso, quindi abbiamo peso su area. La pressione è sul fondo. Quindi il fondo che ha area A o meglio, l'area trasversale del cilindro, diciamo, del bicchiere è A. E il peso è gamma, scusate, il peso specifico, abbiamo già detto cos'è il peso specifico, forse no. Però voi sicuramente lo sapete, non farete come me in terza elementare. Che chiesero... cosa pesa di più, un chilo di ferro o un chilo di paglia? E io fui tra gli stupidi che alzano, un chilo di ferro, un chilo di ferro. Voi non farete così sicuramente. E sicuramente sapete cos'è il peso specifico. Esatto, il peso dell'unità di volume. Quindi in formule, se il peso specifico lo chiamo gamma, come devo scrivere? Se io dico il peso dell'unità di volume, la formula, l'espressione matematica, peso su volume. Perfetto. È la prima volta che due persone mi rispondono, forse no, magari non la prima, però purtroppo il peso specifico è una di quelle cose che sfuggono ai ragazzi, non per colpa loro, diciamo, per colpa di tutto un sistema scolastico, spesso nemmeno per colpa dei professori. Vabbè, lasciamo bene. Quindi peso su volume. Allora, vediamo un po'. La pressione, questo l'ho scritto qui, la pressione esercitata sul fondo è questa qui. Pressione uguale peso, il peso di tutta questa massa liquida, sull'area di base del, come si chiama, del bicchiere. Però in base alla seconda formula, alla formula del peso specifico, io posso esprimere il peso in funzione del peso specifico. Quindi se io voglio ricavare il peso da questa formula, se io voglio ricavare il peso, come devo scrivere? Peso specifico uguale. Ah no, peso specifico è gamma. Aspetta, che ho sbagliato a scrivere. Perché non piglia? Non ho capito, la formula della pressione è peso specifico fratto superficie o peso fratto superficie? Peso, peso. Perché il peso deve essere una forza. Pressione uguale forza su area. La forza in questione adesso è il peso. E questa qui invece, la seconda formula, è la formula del peso specifico. Da questa, uffa, io mi devo ricavare il peso, sto proprio... Il peso, a che cosa è uguale, partendo dalla seconda formula? Peso specifico? Per volume. Peso specifico per volume. Quindi io posso scrivere che la pressione è data dal peso, cioè dal peso specifico per volume, su area. Però, attenzione, il volume, a sua volta, troppo sottile questo, il volume, a sua volta, in questo recipiente, se questa è l'area di base e H con T è l'altezza,
il volume a che cosa è uguale? No, geometricamente, dall'area di base per l'altezza. In questo caso H con T. Volume uguale A per H con T. Quindi io posso scrivere qui. Vabbè, questa è la dimostrazione. Sì, praticamente. Che è la prima. Hanno detto, uno ha chiesto, ma questa è la pressione, quindi con aria piuttosto, con aria delusa, come dici tutto dove. Infatti sì, e l'altro ha risposto, ma allora si può fare. Allora, quindi dicevamo, pressione uguale a gamma per A per H con T su A. Quindi, concludendo, pressione, cioè la pressione, anzi scriviamo P con T, P con T, P con T, esatto. E mettiamo anche a volume, siccome stiamo parlando della profondità totale, mettiamo il volume totale. Volume totale, volume totale e volume totale. Quindi noi stiamo parlando della pressione esercitata sul fondo. Quindi la pressione esercitata non da un volume qualsiasi, ma dal volume totale di tutto il liquido contenuto nel recipiente. Va bene? Quindi diciamo la formula finale qua per questo volume è: pressione totale è data dal peso specifico per l'altezza totale o la profondità totale. Va bene? Però noi così abbiamo dimostrato la pressione che c'è sul fondo. A noi interessa invece la pressione che c'è in un punto qualsiasi. Ora, dato che la stessa dimostrazione si può utilizzare per esempio se questo è H con 1, noi potremo ripetere esattamente la stessa dimostrazione considerando la pressione del liquido sovrastante non più sul fondo ma del liquido che sovrasta questa superficie. Quindi questa volta non sarà più P con T, ma sarà P con 1. E io potrò ripetere, adesso non lo sto a ripetere, però esattamente questo stesso ragionamento si può replicare per la profondità H con 1 o per qualsiasi altra profondità intermedia. Di conseguenza, l'espressione della pressione in funzione della profondità è questa, cioè senza subscritti, P con T, P con 1, eccetera. La formula è questa. Questa qui. E H che sarebbe prof H1 o H2? H è la profondità del punto che stiamo considerando, la profondità generica, e qualsiasi profondità. Che dalla inclusa la superficie, perché alla superficie abbiamo profondità 0, ma 0 è un numero, è un valore, no? In questo caso avremo pressione 0, perché gamma per 0 è 0. A
questo punto... Quindi più andiamo verso la superficie, più la pressione aumenterà. Come? Cioè, in questo... Scusa, fai finta che vai sott'acqua. Vai tu, vai al mare. Però se... sul fondo, sì. Scusa, no, no, fermatevi, fermati. Aspetta, non ragionare con la matematica. Fin dove possiamo, ragioniamo con la nostra esperienza corporea, quotidiana. Se tu fai un tuffo, vai sott'acqua, cosa senti sott'acqua? Man mano che vai sotto, le orecchie, aumenta la pressione sulle orecchie. Quindi la pressione aumenta man mano che vai verso il fondo. Quindi questo è l'esperienza tua, non puoi con la matematica sovvertire la tua esperienza. Perché con la matematica? Perché rischi di sbagliare, non che la matematica è sbagliata, ma rischi di applicarla male. Quindi mi raccomando, questa è una cosa generale, dove poi, per queste cose semplici, tutto sommato, alcune delle cose che noi facciamo sono semplici. Per le cose semplici pensate alla vostra vita quotidiana prima, poi alle dimostrazioni. Per... Dimmi, dimmi. No, perché lei aveva detto che H e Z è uguale a 0. In superficie. Ah, in superficie... Eh no, perché vedi il grafico come sta messo, è questo... L'origine degli assi è questa, sì, qui, sì, questa è O, l'origine degli assi, che vale per zero altezza e zero pressione. A questo punto possiamo tracciare il grafico della pressione. Allora, il grafico della pressione possiamo dire, per esempio, che è questo. Ovviamente si deve fermare ad H con T. Ora, dato che io non ho messo dei numeri, non c'è una scala graduata con i numeri sugli assi, quindi io sarei anche libero di disegnare il grafico che so qui. O magari di farlo finire proprio qui. Però, diciamo, questo non ha importanza, posso farlo finire in qualsiasi punto. Attenzione però che uno magari così disegna, magari, che vi devo dire, può essere invogliato, cioè gli può venire spontaneo di far finire il grafico qui. Questo non è sbagliato, però questa è la classica situazione in cui poi... all'esame il professore vi chiede: ah, l'hai fatto finire lì, come mai? C'è un motivo? Allora lo studente va nel panico e dice: perché l'ho fatto finire lì? Ci sarà un motivo per cui l'ho fatto finire lì? E si perde, no? Invece voi per prudenza ricordatevi sostanzialmente che noi il valore della pressione qui non abbiamo numeri, quindi possiamo far terminare, possiamo far terminare questo segmento qui, 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 dove vogliamo, perché non ci sono numeri. Se avessimo i numeri, allora dovremmo rispettare un... pressione e profondità sono direttamente proporzionali. Esatto, pressione e profondità sono direttamente proporzionali, perché il loro rapporto è costante. Il loro rapporto è costante ed è pari al peso specifico. Quindi, per esempio, uffa!
umano che faccio prima. Ecco, vedete, su quest'asse orizzontale, che però in questo caso, attenzione, questo è l'asse Y, diciamo, l'asse delle ordinate, perché abbiamo un sistema d'assi in cui le ascisse sono verticali dirette verso il basso. Quindi l'asse H è l'asse delle ascisse. L'asse P è l'asse delle ordinate, però sono in una posizione magari insolita rispetto a come tracciamo noi un sistema d'assi. E quindi questa è l'equazione di una retta. Qual è il coefficiente angolare della, o meglio, che cos'è il coefficiente angolare di una retta? Diciamo, parlando in generale, y uguale mx. Allora, m è il coefficiente angolare. E che cos'è m geometricamente? È l'inclinazione della retta. Però il termine che è giusto, è vero, però il termine proprio ufficiale qual è? Più che inclinazione. Anche orientamento andrebbe bene, però non è il termine. La pendenza, bene Palumbo. E che cos'è la pendenza? Il rapporto. Il rapporto? Il dislivello fratto la lunghezza. Allora, dice Scirocco, giustamente, la pendenza è il dislivello fratto la lunghezza. In questo caso, diciamo, può essere un po', magari ci possiamo anche un po' confondere, perché qui abbiamo il dislivello che è orizzontale, mentre la lunghezza l'abbiamo disegnata verticale, perché abbiamo un sistema d'assi. Però se noi facessimo un sistema d'assi tradizionale, qui mettessimo la profondità, qui mettessimo la pressione, avremmo, per esempio, qui questa è P con 1, no, questa è H con 1, questo è P con 1, quindi avremmo la pendenza, sarebbe, ecco, mettiamo, metto P con 1 qui. La proiezione sulla spazzatura. Vabbè, sì, H con 1 è la proiezione, dato questo triangolo rettangolo, H con 1 è la proiezione dell'ipotenusa sull'asse H. Quindi diciamo il rapporto è la pendenza e quindi il coefficiente angolare e quindi gamma è dato da P con 1 su H con 1. Ovviamente non scrivo gamma con 1, perché gamma è la costante di proporzionalità, coefficiente angolare che è sempre, è appunto una costante. Qualsiasi... Esatto, gamma è pressione su profondità. Cioè basta, se tu parti dalla legge di Stevin, che come dire, la legge di Stevin deve essere come il tuo nome e cognome, P uguale gamma per H, punto. Poi ragioniamo sulla dimostrazione, però tu devi sapere che P uguale gamma per H. E quindi se una volta che scriviamo come sta qui P uguale gamma per H, otteniamo che gamma è uguale a P su H. Semplicemente riarrangiando
questa piccola equazione. Volete fare una dunque con la legge di Stevin? Mi sa che abbiamo detto tutto. Ah, un'altra cosa importante. Possiamo andare avanti o volete fare una pausa? Vabbè, allora andiamo avanti. Pertanto comunque abbiamo anche cominciato tardi queste applicazioni che non si aprono. Allora, mi raccomando, questo argomento, vedete, è facile ed è il pilastro dei pilastri, no? Dunque, quindi io, se in superficie qui, ecco, gli faccio anche il simbolo del pelo libero, quindi io ho in superficie pressione 0, mentre la pressione massima ovviamente è sul fondo. Dato un qualsiasi recipiente chiuso, o anche, che vi devo dire, tenete conto che un recipiente chiuso può essere anche il fondo degli oceani, vale a dire tutta quella parte della crosta terrestre che è coperta dall'acqua. Quindi, diciamo, è un concetto molto ampio, o anche l'alveo di un corso d'acqua, io ho questa variazione lineare, questo aumento lineare della pressione con la profondità. E dicevo, in superficie è zero, però questo, diciamo, questa pressione di cui noi stiamo parlando adesso, che per chi si occupa di idraulica è la pressione, in realtà a rigore, diciamo, vorrei essere più, è la pressione relativa. Perché si chiama pressione relativa? Questo è che se c'è una pressione relativa ci sarà anche una pressione assoluta. No? Quindi c'è la pressione relativa, sarebbe la pressione totale. No, aspetta. Allora, noi sappiamo che, per esempio, sul fondo del recipiente grava una pressione dovuta, appunto, l'abbiamo visto adesso, a che cosa? Al peso del liquido. E sulla, altra domanda facile, se volete, sulla superficie del liquido, sul pelo libero, non grava nessuna pressione. Aria, dice Mastro Vito. Ma chi l'ha detto? Le Ronni. Ah no, no, mi era sembrato di vedere le muoversi, forse ha parlato senza... Allora, come dice Le Ronni, c'è la pressione dell'aria. È certo che c'è la pressione dell'aria. C'è la pressione di tutta questa colonna d'aria. Poi diciamo che non vi è più una questione data da me.
qui c'è l'aria che pesa, anzi faccio proprio vuole cambiare colore. Ora, se noi prolunghiamo virtualmente verso l'alto la parete di questo recipiente verticale, quindi ripeto, la prolunghiamo virtualmente sopra la superficie del liquido, che, come dire, noi abbiamo una colonna di liquido che è questo contenuto nel bicchiere. Sopra la colonna di liquido c'è una colonna d'aria, grazie al cielo. E questa colonna d'aria ce l'ha un suo peso, e come? Che corrisponde al peso di una colonna d'acqua, mediamente, alta 10,33 metri, 10 metri e 33 centimetri. Quindi questa colonna di atmosfera, no? Di aria che si trova in realtà per chilometri sopra la superficie del nostro bicchiere. Ma è specifico di questa colonna d'aria? No, proprio il peso. Per ora sto parlando del peso. Questa colonna d'aria è anch'essa attratta dalla forza di gravità, se no se ne sarebbe già volata, non sarebbero nati mai nemmeno i batteri sulla faccia della Terra. Quindi questa colonna d'aria ha un suo peso, non, a parte il peso specifico, sto parlando del peso. Quindi col suo peso grava su quella superficie, così come grava anch'essa sui nostri timpani, e noi ce ne accorgiamo, in particolare se siamo in macchina, magari su strada, che andiamo un po' veloce, e facciamo una discesa, no? Allora cominciamo a sentire qualcosa ai timpani, dobbiamo deglutire, eccetera. Il prof che ha detto che è uguale il peso quando va. Ora ci arriviamo, però questo peso esiste. Era uguale a 10. Ah, equivale, allora, come pressione equivale alla pressione di una colonna d'aria d'acqua allora questa è la superficie terrestre, ma questa colonna d'aria aspetta, ti faccio il disegno così diventa tutto più chiaro. Allora, diciamo che questo è il limite di tutti gli strati dell'atmosfera, no? Stratosfera, no, la nostra è la troposfera, sopra viene la stratosfera, poi altre che sinceramente non mi sfuggono, ionosfera, eccetera, anche perché, diciamo, in idraulica non sono fondamentali. Quindi, diciamo, questo è il limite superiore di tutta l'atmosfera. E quindi, diciamo, se qui io individuo una zona sulla superficie terrestre, su questa zona grava questa colonna d'aria altissima, che saranno, dunque, la troposfera sono una decina di chilometri, che
10-12, diciamo, che poi è la quota, all'incirca la quota sulla quale volano gli aerei di linea. E sarà magari, mo, non mi fate sbilanciare, però diciamo che potrà essere qui magari. Questo è il limite della troposfera, eccetera, eccetera. Poi si sale per decine e decine di chilometri. Anzi, poi vi faccio vedere una diapositiva. E quindi qui questa colonna d'aria ha un peso, non è che non ce l'ha. E questo, diciamo, peso. Peso Aveva detto proprio che era uguale. dell'aria. Aspetta. Questo peso, questa colonna d'aria, avendo un peso e poggiando su questa superficie A, no, A questo, A quello, diciamo, P, questo è il peso, allora questa è la superficie S. Quindi questa superficie S. Quindi eserciterà una pressione P uguale peso dell'aria sovrastante diviso la superficie. Allora, questa P, anzi chiamiamola P con A, pressione atmosferica. Questa pressione atmosferica è pari alla pressione esercitata, ora qui è difficile disegnarla, però sbagliando le proporzioni è come se qui ci fosse, allora facciamo conto, vedete qui questo pezzettino, diciamo che questi dovrebbero essere 10,33 metri di una colonna d'acqua. Cioè, la pressione di questa colonna d'aria, anzi la faccio larga uguale, dai, così è più. La colonna d'aria ha un peso di una pressione di una colonna d'acqua che pare a 10,33 Aspetta, no, la frase è un po' confusa, il contenuto è quello, però la frase è un po' confusa detta così. Quindi, diciamo che una colonna d'aria, diciamo di altezza pari a quella dell'atmosfera, esercita la stessa pressione che eserciterebbe una colonna d'acqua alta 10,33 metri. Questo è il valore medio della pressione sulla superficie terrestre, nelle cosiddette condizioni normali. Poi, se andiamo in quota, la pressione diminuisce, ovviamente, perché diminuisce l'altezza della colonna d'aria sovrastante. Se c'è un giorno di bassa pressione dal punto di vista meteorologico, la pressione diminuisce rispetto a quei 10,33 metri. O se c'è un giorno di alta pressione, abbiamo una pressione maggiore. Ancora la pressione diminuisce con la latitudine a causa della forza centrifuga della Terra. Insomma, dipende da tante cose, però quello che viene considerato il valore normale della pressione è equivalente alla pressione di una colonna d'acqua di 10,33 metri. Tenete presente che l'atmosfera, tutto per tutto, è alta centinaia di chilometri.
qui fa vedere, allora, facciamo un ingrandimento. Ragazzi, allora prendiamo la colonna d'acqua adesso e facciamo un ingrandimento, anzi un ingrandimento però solo lungo la dimensione verticale e otteniamo che questi sono i nostri 10,33 metri. La pressione esercitata da 10,33 metri equivale alla pressione esercitata da una colonnina di mercurio alta. Equivalente Diciamo la pressione, cioè per avere la stessa pressione che ho con 10 metri d'acqua, devo avere in millimetri di mercurio 760. Quindi questi sono 760 millimetri di mercurio Hg. Quindi la pressione atmosferica media è un'atmosfera. Pressione atmosferica media uguale una atmosfera è uguale a 10,33 metri d'acqua. O anche a 760, cioè 76 centimetri, meno di un metro, 760 millimetri di mercurio, che tra parentesi fanno un torr, da torricella. Quindi, come vedete, qui abbiamo l'altitudine fino a 30 km e quindi questi 30 km, vediamo quest'altra altitudine, qui non c'è il valore, questa addirittura arriva a 500 km di altezza e abbiamo anche qui la pressione sull'asse orizzontale e l'altezza sull'asse verticale. In questo caso noi misuriamo l'altezza avendo, diciamo, i numeri crescono verso l'alto, diciamo, crescono verso l'alto. E come c'è una differenza, quindi questa apparentemente, diciamo, potrebbe essere lo stesso grafico. Ragazzi, non parlate fra di voi, anche se parlate della lezione. Se avete un problema, una cosa, se lo risolvete tra di voi,
poi perdete quello che ho detto nel frattempo, non che sia la legge di Mosè, però diciamo è antieconomico per quello che riguarda seguire la lezione. Quindi tranquillamente domandate a me, anche se cioè, è normale domandare, no? Quindi qual è il problema? No, avevo perso il passaggio dove cioè, avevo chiesto quindi la pressione d'aria, cioè forse abbiamo fatto la similarità tra 760 mm di mercurio e un'atmosfera. Quindi Sì. quando avevo parlato della pressione d'aria, che è uguale, che coincide con la pressione che susciterebbe l'acqua, diciamo, una colonna d'acqua a 10 metri e 33. Quindi avevo chiesto se fosse lo stesso di paragonarlo a 760 Esatto, cioè noi la pressione atmosferica media, che equivale a un'atmosfera, la possiamo ottenere con per esempio 500 km di aria, oppure con 10,33 metri di acqua, sempre la stessa pressione, oppure ancora con 760 mm, 76 centimetri, di mercurio. Quindi, ed è la stessa pressione. Questo perché? Perché varia che cosa? Il peso specifico, che è molto basso, cioè non in assoluto, però relativamente molto basso per l'aria, è un peso specifico, come dire, più importante per l'acqua ed è un peso specifico alto per il mercurio, cioè anche nella tavola degli elementi, il mercurio, adesso non mi ricordo il suo numero, il peso atomico, però è sicuramente molto più pesante dell'acqua che è costituita di idrogeno e ossigeno. La pressione dell'aria rapportata all'altezza non sono direttamente proporzionale, Allora, sono giustamente mi più. dice Scirocco, la pressione dell'aria e altezza dell'aria non sono direttamente proporzionali. Infatti, perché non sono direttamente proporzionali? Questo, beh, qui vediamo il grafico, no? Quindi vediamo che non è una retta il grafico, quindi non sono direttamente proporzionali. Vediamo che la pressione. Mettiamo che noi, che so, ci troviamo a 500 km. Ovviamente 500 km ci dovremmo trovare in un'astronave per poterlo raccontare. E scendiamo. La pressione, man mano che scendiamo, prima, vedete, qui non aumenta. La pressione in questa zona non aumenta quasi per niente. Noi scendiamo, però la pressione, almeno secondo il grafico, aumenta poco. Di aumentare aumenta, però nel grafico non aumenta così poco che nel grafico non si vede. Dopodiché, man mano che scendiamo, la pressione aumenta sempre di più, sempre di più. E aumenta più ci avviciniamo alla Terra, non solo la pressione aumenta, ma aumenta più rapidamente, no? Perché questo? Perché il peso specifico dell'aria, man mano che con la nostra astronave scendiamo, il peso specifico aumenta e lo possiamo vedere da questo schema che ci fa vedere Invece la densità. nell'acqua il peso specifico rimane sempre quello. Nell'acqua il peso specifico rimane sempre quello o, diciamo, varia in maniera non apprezzabile, perché noi sappiamo che l'acqua è incomprimibile, nel senso che noi possiamo applicare pressioni enormi e, diciamo, non ottenere alcuna variazione di volume o magari delle variazioni di volume, delle contrazioni insignificanti. Per cui di fatto l'acqua è incomprimibile.
L'aria invece è comprimibile come? Noi lo possiamo vedere con una qualsiasi siringa. Se noi abbiamo una siringa piena d'aria e la comprimiamo, riusciamo ad abbassare lo stantuffo. Perché? Perché l'aria è comprimibile, anche semplicemente con la forza delle nostre dita, non è che ci vuole tanto. E questo è quello che avviene nell'atmosfera. Quindi noi abbiamo densità minori in alto e la densità dell'atmosfera aumenta. Vedete qui, diciamo, mi sembra abbastanza chiaro questo. Quindi aumentando la densità aumenta anche il peso specifico. E quindi la relazione pressione in funzione dell'altezza nell'atmosfera è non lineare. Quindi anche questa relazione è crescente, cioè la funzione che la esprime è crescente, però non è proporzionale. Ecco, vedete, qui c'è troppo pausa, forse dal liceo vi ricordate che abbiamo troposfera e stratosfera sopra. Il confine, questo strato intermedio si chiama di confine tra i due strati principali, si chiama tropopausa. E vedete, gli aerei di linea volano qui, che saranno sui 12, sì, si vede, 12 chilometri circa. E qui... Quando gli aerei cioè fanno un rumore, si sente il rumore degli aerei, cioè legato alla pressione, quando da qui sentiamo... No, da qui sento... Che fa... Tu parli degli aerei supersonici? No, no, gli aerei... Gli aerei di linea, gli aerei normali. Sì. L'aereo fa rumore e ci arriva il rumore, così come io faccio rumore in questo momento parlando e ti arriva la vibrazione, questo rumore. No, cioè... io, cioè, sapevo una storia, cioè, quando andavano forse, quando superavano una quota oppure una pressione, infatti, cioè, a me una volta è capitato che ho sentito un vado a sole. Ma quello è quando superano il muro del suono. Ah, sì, ma non, sì, non un aereo di linea, cioè, prima c'era un aereo di linea che superava il muro del suono, ma non, cioè, non è legato, diciamo, alla pressione. No, è il fatto, sì, è legato a un ma non alla pressione come la stiamo studiando adesso, è che quando l'aereo supera il muro del suono, quindi diciamo l'aereo precede il suo suono, una volta se va a velocità superiore a quella del suono. Nel momento in cui la supera, produce il famoso bang supersonico, no? E quello è un fenomeno complesso che noi di sfuggita, tra l'altro, vedremo perché si verifica un fenomeno in qualche modo simile nelle correnti a pelo libero, ma non c'entra col muro del suono. Va bene, dunque dicevo, quindi questo per quanto riguarda la pressione. Volevo tornare, ecco, quindi abbiamo visto che su questa pressione, che noi abbiamo detto è pressione zero, sì, non è sbagliato che è pressione zero, però se noi parliamo di pressione relativa, e ripeto, quando in idraulica si parla di pressione,
si sottintende pressione relativa, perché la pressione assoluta nello studio dell'idraulica non serve praticamente mai. Però dobbiamo sapere che esiste per determinati fenomeni. Quindi, la pressione assoluta è data dalla pressione relativa, che scrivo senza pedici, P, più la pressione atmosferica. Dunque, a questo punto, sono le 10:16, vediamo un po' se le pressioni relative possono assumere valori negativi. Allora, diciamo che la pressione in superficie è nulla, dobbiamo specificare che parliamo di una pressione relativa. Sì, cioè dobbiamo sapere più che altro. Parlando normalmente, anche in sede d'esame, si può tranquillamente dire che la pressione è nulla, eccetera, eccetera. Poi si può specificare. Ma l'importante è che davanti a una domanda, ok, ma quella pressione è l'unica che c'è, sono le solite domande odiose che fanno i professori, voi dovete saper rispondere che no, questa di cui sto parlando è la pressione relativa, però dato che questa andrebbe sommata alla pressione atmosferica, diciamo non è... Ora... Vabbè, io vi ho detto non serve la pressione assoluta, però a questo punto vi voglio anche far capire perché, insomma, giusto per... mettiamo che qui ci sia un pendio, no? E qui c'è una diga, anzi come vedremo, trattiamo, più che altro le tratterete a sistemazione, questi sbarramenti, diciamo, sostanzialmente sono delle piccole dighe, che... possono essere, diciamo, se piove, eccetera, possono essere piene d'acqua totalmente o parzialmente. Diciamo che questa è piena d'acqua fino al bordo, quindi non c'è tracimazione. E chiaramente qui, in questo... anche qui... com'è che mi escono? Meno male che non potete leggere i miei pensieri in questo momento. Dunque, non mi ricordo mai da dove devo cominciare a disegnarlo. Perché se lo comincio di qua, peggio che peggio. Vabbè, niente. Allora... metodi tradizionali. Allora, questo è H e questo è P, va bene? Quindi, ok, questo è il grafico della pressione relativa.
Però, e quindi diciamo su questa, chiaramente questa pressione si esercita anche sulla parete della briglia, no? Quindi, come dire, bisogna anche fare le briglie in maniera che la briglia resista a questa, perché la pressione poi determina una forza sulla briglia. Oh. E quindi io devo bilanciare il peso della briglia contro la spinta esercitata dall'acqua, quindi da questa pressione qui. Però uno potrebbe, sarebbe anche una domanda, diciamo, legittima all'inizio del corso, mi scusi, ma dato che qui non c'è solo la pressione idrostatica, proprio perché sull'acqua, sulla superficie dell'acqua, grava il famoso peso della colonna d'aria. E quindi dovremmo, uno sulla briglia, quindi indirettamente agisce anche il peso della colonna d'aria. E questo è vero. Però attenzione, la colonna d'aria mica sta solo sull'acqua, la colonna d'aria sta anche quassù, no? Sta dappertutto la colonna d'aria. E il peso della colonna d'aria agisce in direzione verticale, così come il peso dell'acqua, ma la pressione si esercita lungo tutte le direzioni. Quindi, se io sto qui, subisco la pressione da questa parte, in tutte le direzioni. Oh. E quindi anche la colonna d'aria, o meglio, la colonna d'aria, come esercita una pressione qui sulla superficie dell'acqua? E che si trasmette, questa pressione qui si trasmette poi sulla parete della briglia. Ma anche, dato che la colonna d'aria è dappertutto, questa stessa pressione, questa, esatto, cioè la colonna d'aria, dato che è di superficie pari a quella della Terra, anzi, diciamo comunque senza allargarci troppo alla Terra, dato che la colonna d'aria è ben più ampia, non c'è solo sulla superficie dell'acqua, esercita una pressione, una spinta uguale a contraria lungo contro questa parete di monte e contro questa parete di valle. Quindi si equivalgono. A questo punto è proprio inutile utilizzarle nei calcoli, no? Che me ne faccio? Cioè sono come due persone che spingono in maniera identica, una da monte e una da valle. Quindi le loro forze si equivalgono e quindi è come se non ci fosse nessuna forza. La risultante è zero. Questo è il motivo per cui la pressione nei calcoli idraulici, la pressione atmosferica, non serve. Ok, va bene, lo possiamo pure lasciare così com'è. Dunque, allora, adesso, dunque, vediamo.
Allora, immaginiamo che questo sia un bicchiere pieno d'acqua, di Coca-Cola, di quello che volete, e quella verde sia una cannuccia. Questo è il solito nostro grafico delle pressioni, dove questa è P e questa è la profondità H. Allora, noi già sappiamo come si comporta la pressione, quindi a questo punto la disegniamo. Questa volta però faccio un grafico di questo tipo. Ovviamente la retta della pressione deve passare per l'origine. Ah, 10 e 27. Vabbè, abbiamo fatto il disegno, ce lo ricordiamo per la prossima volta. Perché deve essere dall'origine? No, È cioè perché il sì. grafico No, della no, no, io pressione. pensavo. No, pensavo dal centro del. Perché è giusto al centro Sì, in effetti, magari a casa rifatelo il disegno spostando il grafico della pressione in mezzo, nel centro, insomma, all'interno, perché così fa confusione. Faremo la prossima volta il grafico della pressione, l'asse H lo faremo più o meno nel centro, insomma, perché se, così viene più ordinato. Vabbè, lo ripeteremo. E così l'ho fatto coincidere con la parete, ma poi viene disordinato.